Arduino è una piccola scheda, un piccolo computerino dal costo estremamente ridotto, intorno ai 20 euro, e open source. Quindi chiunque nel mondo può scaricare dal sito arduino.cc il disegno della scheda e riprodursi la scheda qualora proprio voglia mettersi lì e produrla con le proprie mani. Questo grafico rappresenta un po' il sistema Arduino e vediamo il team Arduino, che è composto da 5 persone nel mondo, 2 di esse sono italiani. Il team Arduino sviluppa e promuove delle schede che poi vengono prodotte e poi una grande catena di distributori vende la scheda. In virtù del fatto che è Arduino open source, io posso anche creare altre Arduino e metterle in vendita. Quindi ci sono un sacco di cloni di Arduino in vendita in giro per il mondo e ci sono anche delle persone che prendono Arduino e dicono: ma sai che c'è? Io voglio aggiungere una serie di elementi per rendere questa scheda utilizzabile per questo mio progetto personale, quindi magari risparmiare dei soldi, e possono farlo e lo mettono in vendita. Il terzo e ultimo ambito in cui si può vedere l'utilizzo di Arduino è invece Arduino dentro ad altri prodotti. Il fenomeno delle stampanti 3D open source è quello sicuramente più importante, ma ci sono anche vari altri esempi. Arduino è prodotto interamente in Piemonte, a Strambino, e dopo qualche anno dalla sua nascita, nasce nel 2005 a Ivrea, ha deciso di creare un'azienda, una struttura fisica qua in Piemonte, a Torino, che si chiama Officina Arduino. Officina Arduino fa diversi lavori per Arduino, come la prototipazione di nuovi prodotti da mettere sul negozio online, oppure la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti che potrebbero essere presentati alla comunità, ma soprattutto ospita al suo interno tutta una serie di macchine, di macchinari, che permettono più o meno a chiunque di prototipare in libertà nelle ore in cui Officina Arduino si trasforma e diventa il Fab Lab di Torino. Questa è l'aula didattica. Visto che siete venuti senza avvertire, non siamo riusciti a metterla in ordine, ma di solito è molto in ordine e soprattutto è stata costruita interamente da noi. Questi tavoli gialli sono stati trasportati recentemente al Salone del Mobile e all'interno del salone hanno premiato il concorso Progettazione 2.0. Progettazione 2.0 era un concorso che si aveva come fine ultimo quello di sviluppare dei mobili rilasciati in Creative Commons costruibili all'interno di un Fab Lab per i Fab Lab stessi. In altre parole, cos'è il Fab Lab? Il Fab Lab Torino è un'associazione, funziona praticamente che tu diventi associato, paghi una tessera che ha all'interno anche l'assicurazione, puoi comprare dei crediti che ti permettono di utilizzare le macchine oppure guadagnarteli se tu hai delle conoscenze di carattere smanettone o di design o di elettronica o di cucito, tutto quello che è legato un po' al fare, e vuoi condividerle, allora magari vieni qua, tieni un workshop, condividi anche delle cose che sono tue, magari hai una macchina da cucire che non usi più e la vieni, te la porti qua, guadagni dei crediti che ti permettono di usare anche le altre macchine. La MakerBot che vedete è una stampante 3D che è interamente open source, basata su una scheda Arduino un po' più grande che si chiama Arduino Mega, e permette di stampare oggetti in 3D. Quello è un esempio di un prodotto con dentro Arduino. Non è difficile ipotizzare che fra 5 anni una stampante 3D sarà all'interno di ogni casa. Non è difficile ipotizzare che quando andremo a farci una montatura degli occhiali dall'ottico fra 2-3 anni, l'ottico avrà all'interno del suo negozio una macchina che gli fa la montatura in casa. Buona parte degli strumenti di produzione stanno diventando più piccoli, stanno diventando più abbordabili e sono comprabili dagli esercenti che offrono questi servizi. Il Fab Lab è un buon esempio di un'accumulazione di piccoli e abbordabili strumenti di produzione e quindi permette la geolocalizzazione di tutta una serie di competenze ma anche di strumentazioni che prima invece erano dislocate sul territorio nei punti più disparati. Tutte le macchine che usiamo sono macchine che operano in assenza di un utente, non c'è nessun rapporto attivo nei confronti della macchina. Questo aumenta di gran lunga la sicurezza nell'utilizzo delle macchine. Non abbiamo niente in contrario all'approccio manuale nelle cose, anzi ne andiamo matti, però quando si tratta di lavorare con questo tipo di macchine la cosa migliore è guardare e seguire il lavoro attraverso il computer e evitare di farsi male.